così grossi che facciamo fatica a girare. Occupiamo tutto il mare. Bentrovati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video qua a Bergaster per un approfondimento su Fish, Feed and Grow. Questa volta, come avevo promesso nell'ultimo episodio, andremo a provare una nuova mappa, saltiamo la beta, andiamo direttamente nell'oceano a far capire a tutti quanto sono cazzuti i pesci cacciatori. Ricominciamo, quindi abbiamo 0 monete, dovremo iniziare dal pesce Bilboss, bel nome, pesce base che non costa niente, proviamolo, mangiamo un sacco di altri, facciamo un sacco di soldi e sblocchiamo, cerchiamo di sbloccare la possibilità di un altro pesce per andare avanti, perché vedete che si può addirittura arrivare ad avere lo squalo tigre o l'ancora più temibile Bravurag, tipo un pesce roccia. Ma noi rimaniamo per adesso con il Bilboss, la cui passiva, la cui abilità è che ogni volta che riceviamo o facciamo danni avremo un bonus sempre del 10% al danno e del 20% alla velocità di morso. Non è male. E poi, essendo tra quelli piccoli, dovrebbe essere tra i pesci che girano in branco. E quindi dovremmo riuscire ad avere un po' di aiuto dai nostri compagni. Non è il posto, gatto. Ma che molestia. Dicevamo, andiamo a esplorare. Oddio! Questo oceano che è una mappa molto più grande, in cui c'è molta più roba e anche tante possibilità di pesci in più. Quindi possiamo trovare pesci anche molto molto più grossi di noi. Non ci so. Non mi rubare il mio polipetto. Che tanto qualsiasi cosa mangi poi si trasforma in una fetta di tonno, ma. Tutto lo stesso sapore in questo mare. Wow, davvero grosso e davvero ricco questo oceano e noi siamo davvero davvero piccoli. Dobbiamo mangiare tantissimo. Vieni qua. Io devo mangiare. È già subito uno dei miei che mi ruba di bocca il pesce. Ma sei un pezzettino di merda. Vabbè, a sto punto allora andiamo a accanirci su qualcuno di più grosso. Già che abbiamo tutti i compagni che ci danno manforte ogni volta. Mangiato? Fatemelo succhiare. Cioè, non nel senso. Anche questo è nuovo, ci ha dato un level up. C'è qualcuno che ci insegue? Pesci grossi. Oh, questo è gigante! Questo lo mangiamo in gruppo, ragazzi, venite! Venite! Non ti girare, non ti gir... Non ti girare! Vai che ci mangiamo il gigante! Grandi ragazzi, quanti siamo! Oh mio Dio, che pezzi grossi! Boh, abbiamo ufficialmente mangiato il pesce più grosso che c'era in tutta questa pozzanghera. Il nostro gruppo è imbattibile. Là ci sono due di quelli giganti. Andiamo a provare a dare un mini morso a uno dei due, in modo da scatenare la frenesia dei miei. So che non ci veda. Aspettare che si distragga e iniziare. Vabbè, no. No! No, ma mangiati! C'erano i pezzi di quello! Che ingordo che sei, oh! Il cazzo magno! Beccatelo qua! Cos'è? Un altro? Due level up. Quanto è grossa quella roba? Ragazzi, venite! Venite! Grandi! Sempre di aiuto. Bravi fratelli, sono fiero. Fiero di voi. E mi lasciate anche mangiare tutto. Che bravi. Non mi sfuggirai. Le mie mandibole sono troppo per te. I tuoi amici non potranno fare altro che guardarti morire, anche perché sono pesci vegetariani. Però il colpo di prima al pesce gigante cacciatore, quello là, è stato proprio un colpaccio da maestro. No, ehi là, ti rubo tutto e tu non mi rubi niente. Non lo so, mi sembra tutto o troppo piccolo o troppo grosso per essere mangiato. Ecco appunto. No. E tu mi vuoi rubare da mangiare? Oddio, quanto sei grosso. Non mi uccidere. Non farlo. Non
Bro, ma che bravo! Tra l'altro non so neanche cosa, non ho capito cosa sono, tipo un piranha preistorico con le spine, tipo un mare preistorico questo, ma non c'è più uno dei miei a darmi manforte. Cazzo. Ci sono dei pesci Maya in branco, in branchissimo, no! Fatemi mangiare, no! Li ho mangiati tutti? Li ho mangiati tutti, sono un pesce sanguinario? No, sono troppi, scherzi. Ok, non c'è bisogno di andare contro il pesce gigante per morire. Oppa, finalmente dopo una decina di infamate di fila, senza permetterci di arrivare neanche al secondo livello, siamo riusciti a tornare un po' grandi, un bel cazzo magno qua da mangiare. Nel caso voi siete pesci vegetariani o comunque vi piace generalmente mangiare qualsiasi cosa. Polipetto bello morbido. Un tonnetto non l'ho ancora assaggiato com'è. Buono? Tenero? Si taglia col grissino? Oh, non me lo ciulare, bastardo. Ecco. Oh no, il tonno! La vendetta del tonno! La vendetta del tonno, maledetto! No, ce lo mangiamo invece. Volevi. Volevi essere al re del mare. E invece... l'hai preso nel culo. Oh, ma quello è un gigantesco pesce morto svenuto? Che io mi mangio, mi pappo tutto... No, tutto da solo, ecco, vai via. Oh mio Dio, questo sì che è un banchetto. Sì che è già la prima volta. Il tonno! Il tonno prova a rubarci tutto. Ma non può niente contro il branco più feroce di sette mari. Oh, adesso siamo al livello massimo con questo pesce. Più di così non possiamo diventare grandi. Allora cominciamo ad andare a comandare un po'. Ah, vuoi darmi il primo morso? Vuoi essere il primo? Ma non sai con chi hai a che fare. Io sono un bilboss, ma sono il meglio dei bilboss. È ora di attaccare l'enorme squalo tigre. Oh my fucking god, no! Non mi dire che è dietro di me. No. La tecnica è piccolo morso sulle chiappe e poi scappare velocissimi. Turbo, ricaricati. Si è attaccato con un altro gigante. E io mi butto in mezzo. Io mi butto nella mischia. Non mi mangiare. No, no, no. Scappa. Tra i due litiganti, il terzo se lo piglia nel culo. Ah, non era così il detto? Ma basta essere soprusati dei più grandi. È ora di far vedere a quei bastardi chi è veramente che comanda. Drake è abbastanza bello, ma io appunto solamente allo squalo tigre. Abilità? Ovviamente non ne ha bisogno di nessuna. È un fottuto squalo tigre. Che costa fottute 50 monete, quindi se non... Oh, che morso gigante! Che morso gigantesco, datemi qualcosa da mangiare. Subito. Ne mangiai due in un morso. Ah, questi li succhio addirittura senza masticarli. Allora sono a posto. Qua aspiro proprio. Mi vanno di traverso questi. Così. Oh, anche i granchi posso aspirare. Oh mio Dio, diventerò gigante nel giro di un secondo. Chi è che mi morde, granchietto? Eh? Ok, qua abbiamo mangiato tutte le forme di vita presenti. Abbastanza creepy come cosa. Però è veramente grosso e poco manovrabile sto squalone. Mi immagino quando saremo a livello 10. No! Ma tu sei uno squalo! Devi essere dei miei! C'è una mafia degli squali? O quella è un'altra forma di squalo che io non posso prendere? Terribile. Eccolo là, lo squalo cattivo, merdoso. Togli 89 con un morso. Esagerato. È andata bene che con questo squalo comunque... riusciamo a mangiare talmente tanta roba che i soldi, nonostante il suo costo esorbitante, riusciamo quasi sempre a rifarceli. Però... oh, qua sì che c'è un po' di vita, un po' di movimento. Venite ragazzi, non ho paura del vostro branco.
Venite uno alla volta nella mia bocca. Va bene che non vi posso. Non troppi, non troppissimi. Un po' alla volta, sì, ma non troppissimi. Se no è un casino. Ma non provano neanche più a difendere i loro fratelli. Ho detto, ma tanto così. È un suicidio. Andiamo contro sto squalo gigante che ci mangia, ha mangiato tutti, zie, mamme, nonni, parenti, cugini, fratelli, tutti quanti. Uno sterminio. Estinto questo pesce. Per questo che oggi nei nostri mari non lo si vede più. Li mangiai tutti io. Ho una coalizione terribile. Cacciatori, una coalizione terrificante. Se sopravviviamo a questo attacco siamo, mamma mia, gli squali. Gli squali faranno un film su di noi. Sti cazzi. Sti cazzi indietreggio proprio. Raga, avete saputo tirar fuori le palle. Ve lo devo concedere. Mi avete messo in serissima difficoltà. Mi state mettendo in serissima difficoltà. Anche perché, per quanto veloce riesco a mangiarvi, voi mangiate tutti i pezzi dei vostri fratelli che io uccido, curandovi e non facendo curare me. Però, cazzo magno, non ti intromettere tra me e il cazzo magno. No, l'attaccone dietro! L'attaccone dietro nel secondo momento! No! Ma sono dei bastardi! Ma che cazzo, non c'è più rispetto per i vecchi, per i più grandi, dai! Anche noi però ci dobbiamo saper far rispettare. Giustamente. Livello 9, quasi a livello 10. Siamo praticamente pronti per iniziare la sfida. Dopo essere arrivati a livello 10 non basterà di far altro che non so, io, non bisognerà far altro che trovare un altro squaletto con cui far squadra, trovare lo squalo bianco e andare allo scontro finale per questo episodio. Eccolo là. Amici, non ho più amici, non posso affrontarlo da solo. Là si sta attaccando con un altro e io allora lo attacco là dietro, in due, in tre, arriva anche il mini Bilboss verde. No, 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 devi morire, devi morire, devi morire questa volta devi morire. Ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta, cacciatori! Abbiamo sconfitto il terrore di questa pozzanghera. Là c'è anche un altro cadavere che mi andrò a mangiare subito dopo. Ma non mi interessa più mangiare, tanto crescere non posso più crescere. Quello che mi interessa è essere ufficialmente diventato il re di questo oceano. Ma cacciatori, direi che per questo video divertente può essere abbastanza, beh, spero, per me è stato divertente, può essere abbastanza mettermi libero di questi Bilboss terrificanti che cercano di mangiarmi. Io ricordo che sono Bergaster, ho un commento qua sotto, non è mai sgradito, e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi, tranquilli seguaci, c'è Dio Bergaster qua ad aiutarvi, non avete nulla.